Buongiorno, Giovanni Tomarchio, siamo qui in Villa Ricca, in questo bellissimo paese, pulitissimo, gli faccio i complimenti e ho vissuto 20 anni qua. Ho trovato un paese meraviglioso, pulitissimo. Oggi c'è un grosso evento, sindaco, prego, ci dica lei. Grazie a lei per i complimenti. Stamattina consegniamo alla città la facciata restaurata della casa comunale, quindi un evento particolarmente emozionante per me perché, come lei può immaginare, la casa comunale rappresenta la casa di tutti i cittadini, quindi non solo la casa che racchiude impiegati, il sindaco, i consiglieri, la giunta, ma anche tutti i cittadini che quando vogliono devono sentirsi a loro agio ed entrare liberamente nella casa comunale. Quindi è per questo che diciamo, c'è questa emozione particolare. E la cosa molto importante è che si è riusciti dopo 30 anni a ridare il vecchio volto alla casa comunale, seppur restaurata. È stato fatto un intervento non solo di facciata ma anche di carattere strutturale. E per noi diciamo, rappresenta fondamentale e importante la reintroduzione non solo delle campane ma anche dell'orologio. E i rintocchi delle campane dovranno dimostrare ai nostri cittadini che noi ci siamo e che quando vorranno noi saremo lì a loro disposizione. Allora per i telespettatori siamo qui nella città natale di Sergio Bruno, un grande talento conosciuto in tutto il mondo, onoratissimo ancora di poterlo rappresentare. Sicuramente ci sarà qualcosa anche per lui o no? Questa mattina no, ma sicuramente noi dedicheremo una parte del Palazzo Baronale che speriamo di consegnare a breve alla città anche a Sergio Bruni. Se voi ci invitate noi saremo qui con le nostre telecamere. Sarebbe un onore avervi qui. Grazie, noi tutto adesso facciamo un gemellaggio con la Calabria e noi trasmetteremo tutto questo per la TV calabrese. Grazie. Grazie ancora, lei, forza Villa Ricca, auguri e buona Natale, festa. Buon anno. Buona festa, grazie. Allora attendiamo le 12 per la partenza, no, del treno. Ecco. Un applauso di auguri ad orologio che da tantissimi anni non sentivamo più. Appena si scopre, appena lo vedremo, ancora di più. C'è il vento contrario. Aspetta un po' il vento che cali. Ci sono i venti contrari. Quindi questo non vuole. Noi aspettiamo anche i prossimi rincontri, quindi alle 12.15 cade il... Ecco, una pausa ancora più forte. Ricordiamoci di questa data, la vigilia di Natale alle ore 12. Ecco, allora vogliamo ufficialmente dare inizio alla vita anche estetica del nostro comune. Allora vogliamo ricominciare anche con una piccola preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, il comune è fonte della vita civile, amministrativa di un paese e restaurarlo anche esteticamente può essere veramente un grande augurio che al restauro esterno possa corrispondere un restauro concreto, fatino. Abbiamo un'amministrazione giovane che sta restaurando tante cose e che davvero possa restaurare anche la vita amministrativa e politica del nostro paese. Con questa intenzione vogliamo dire tutti quanti insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Preghiamo, Signore Dio onnipotente, manda il tuo angelo per custodire, proteggere e difendere chi lavora in questa struttura comunale e tutti i cittadini che la frequenteranno, e donare serenità e salute per Cristo nostro Signore, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. E auguro davvero a tutti quanti voi felice Natale, un inizio di un buon anno. Auguri di cuore dalla parola al Sindaco. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per essere venuti. Io come al solito comincio con i ringraziamenti. Vi ringrazio Padre Carano per essere intervenuto stamattina, il Comandante Salvati, il Corpo di Polizia Municipale capitanato dal Comandante Verde. E un ringraziamento particolare lo faccio all'ufficio tecnico della persona dell'ingegnere Cicale, del geometra Palumbo, che hanno voluto che questa inaugurazione, questa consegna alla città si facesse proprio stamattina. Un ringraziamento va anche all'assessore Guarino, che io definisco l'assessore operaio perché ogni giorno assiduamente va all'ufficio tecnico per far sì che le cose si realizzano nel più breve tempo possibile. E un ringraziamento, consentitemi di farlo, all'ingegnere Napolano, che purtroppo stamattina non è potuto essere presente, che ha fatto sì che questa facciata recuperasse il volto di una volta. Mediante la comparazione di alcune foto che lui aveva, ha fatto sì che dopo tantissimi anni, perché questa restaurazione non si faceva da circa 30 anni, potesse avere il volto di una volta e quindi di dare alla casa comunale questo volto. Io dicevo stamattina a molti che sono particolarmente emozionata, diciamo, ci sono state diverse consegne, l'8 abbiamo consegnato la chiesa di San Mattia, però oggi è un'emozione particolare perché io penso che la casa comunale è il luogo non solo dove ci sono gli amministratori, ma è il luogo dove tutti i giorni ci sono cittadini. Ci sono tutti i cittadini che vengono con le loro istanze, che noi cerchiamo di accogliere e cerchiamo di risolvere tutti i problemi che loro ci rappresentano. Ed è stato emozionante sentire l'intoppo delle campane che per tutti voi deve rappresentare che noi ci siamo. Quando sentite questo intoppo deve stare a dimostrare che noi siamo all'interno della casa comunale, passiamo tantissime ore all'interno e quindi questo deve farvi capire che noi ci saremo sempre per tutti i vostri problemi. E quindi non dovete mai esitare ad entrare. E entrare in una casa così bella è sicuramente più agevole ed è un piacere per tutti i cittadini. Volevo però riallacciarmi a quello che diceva prima Padre Letano. Anche io ritengo che questa consegna alla città non ha solo un valore simbolico, ma anche un valore sostanziale. Noi, diciamo, siamo una giunta giovane, l'ho detto Padre Letano prima. Io ho deciso con la mia candidatura di dare una svolta alla politica di Villa Ricca, ci credo profondamente. Questo non vuol dire che io vivo in passato, perché ogni volta che faccio una cosa non rimango mai in passato. Però sicuramente nella vita è bene cambiare, è bene dare una svolta e quindi io, la mia giunta, il Consiglio Comunale daremo una svolta alla politica villarichese. Lo stiamo dimostrando, speriamo di fare sempre meglio perché nella vita si può fare sempre meglio. Vi voglio augurare a voi e a tutte le famiglie un buon Natale, un sereno 2017, auspicando che il 2017 sia migliore del 2016. Auguri e grazie a tutti. Grazie di esserci, grazie di aver preso un pezzo della vigilia di Natale e l'avete dedicata a noi, a voi. E questa è una situazione che facciamo alla città. Voglio solo ricordare che è sì il restauro di una facciata, ma non è un lavoro di facciata. C'era una necessità nel iniziare e completare questi lavori dovuta anche a un problema di sicurezza. Erano tanti anni che questi lavori non venivano eseguiti e poiché, come dice il sindaco, questo è un luogo frequentato da tutti noi, la sicurezza di questi luoghi deve essere al primo posto e quindi al primo posto di questa amministrazione l'abbiamo messa. A questo ovviamente abbiamo aggiunto una cosa che nel nostro modo di vedere è gradevole, aspetto, perché
noi cerchiamo di abbinare la sicurezza alla gradevolezza e poi siamo permessi di completare un qualche cosa che non si vedeva più da diversi anni a Pinarica, cioè l'orologio che funziona e le campane che risuonano alla festa, perché devono essere un simbolo di questa nuova amministrazione, insieme con Rosaria, con tutti i consigli della giunta, ognuno di noi ha fatto delle scelte politiche anche difficili, che non vanno contro il passato, ma vanno verso il futuro, cioè abbiamo scelto di stare insieme per cercare di mettere insieme le nostre idee e dare un qualche cosa in più a questa città. Abbiamo raccolto tutto ciò che veniva dal passato, qualche cosa di buono e qualche cosa di non buono. E se questo lavoro è iniziato nel passato e ha bisogno di una giustatina, noi la giustatina l'abbiamo dato e oggi, in tempo brevissimo, lei l'abbiamo insieme a voi. Questo è lo spirito che ci siamo dati, questo è il mandato che il sindaco ha dato noi in giunta, mi definisce un assessore operario perché cerco di, come dire, stare sul pezzo, di ascoltare quelli che sono gli umori della gente, credo che tutta la giunta stia facendo questo. Ringrazio il sindaco, ringrazio padre Catano, ringrazio in modo particolare l'ufficio tecnico col quale ormai lavoriamo braccio a braccio, l'ingegnere Napolano che ha dedicato anche lui tanti giorni a questo lavoro. E lascio a voi un augurio di buon Natale, di buone feste, di un grandissimo anno 2017, per il quale noi abbiamo messo in cantiere tante nuove cose e sono certo che insieme a voi le inaugureremo in giugno. Grazie, buon Natale. Ricordando il passato e ricordando l'orologio, perché la giunta solita di Verica dobbiamo ricordare stamattina, la fede di Fondaliere, la stella, no, la fede. Veramente storicamente tante volte ha rigenerato quell'orologio che ha chiamato e te l'avevo ricordo vero anche io questa mattina, parli di Emilia, sì, bene, auguri ancora.